Prenderò! Non serve scappare! Non serve fuggire! Restate con voi! E vi potete divertire! Are you afraid of the dark? Are you scared? E l'Halloween 2024 continua qui sul canale Brever King Magic. Iscriviti al canale, lascia una campanella e benvenuto in questo nuovo video. Come avete visto dal titolo, come avete visto dall'intro, come avete visto da tutto, siamo ufficialmente a Movieland. Oggi ci saranno i Krampus, quindi giornatona, perché alle 16 ci sarà la sfilata dei Krampus e non vedo l'ora. Ryan è il diavolo e Angelica è un po' blasfema là in fondo. Ciao iscritti! Ciao iscritti! Digli buona visione! Buona visione! E soprattutto buon Halloween! Buon Halloween! Seconda tappa dedicata ad Halloween, video precedente quello di Leolandia, oggi Movieland, poi ci saranno altre due date, tempo permettendo, ma proprio tempo meteo,
avremo i venerdì da paura di Gardan e il 31 saremo qui a Mubina per festeggiare proprio Halloween. Ok, non siamo impazziti, non stiamo entrando a Bergel con Ryan, ovviamente. Bergel, la nuova Horror House dopo Asylum. Stiamo entrando per i Family Tour. Adesso iniziamo col Family Tour, poi pomeriggio vedremo di farla, ovviamente, io, non Ryan e neanche Angelica. Però attenzione, non vi garantisco niente, che probabilmente la farò molto più volentieri il 31. Perché? Perché come ben sapete all'interno vi sporcano e ieri ho visto un po' di storie che effettivamente la gente che usciva era parecchio conciata. Domani si lavora, quindi vorrei evitare di arrivare in cucina pieno di sangue. Quindi vediamo un attimo se farla e ci vediamo dopo. Allora, vediamo un attimo cosa offre Movieland ad Halloween di domenica. Attenzione perché l'orario cambia. La domenica chiude alle 19, mentre il sabato chiude alle 23. Quindi cambiano gli orari degli show praticamente. Ci si allunga e così via. Allora, il welcome che avete visto, poi Alberto con lo speciale Magic Halloween, Voice in Magic, poi oggi ci sarà la sfilata dei Krampus alle 16, US Army ovviamente come al solito, intanto U571 è chiuso, chissà cosa arriverà, sarà un restauro, sarà una novità, non lo sappiamo ancora. Poi abbiamo Sweet Nightmare, che lo ripropongono tutti gli anni ad Halloween a teatro e è bellissimo, sono contento che ci sia ancora. Oltretutto quest'anno sul cerchio, dentro al cerchio ci sarà la Giulia, ma vi farò vedere, e è uno show veramente bello. Poi hanno lasciato Dirty Dancing, che sinceramente a mio parere ha un po' rotto, ma detto questo, poi come gran finale ci sarà la danza delle streghe. Ok, sono qui dove mangerò, ma ancora non aperto. Ryan e Angelica stanno già mangiando di là. Prendiamo un attimo in considerazione Bergel, il Family Tour. Allora, sono cambiate effettivamente delle scene. L'ho trovato molto bello. Vorrei tantissimo farlo, però non ho voglia di sporcarmi. Non ho voglia di sporcarmi, quindi se non lo vedete in questo video, sicuramente lo vedrete nel video del 31 ottobre qui a Movieland. Perché? Perché lo devo fare assolutamente, perché poi avrò rimpianti, lo so, Asylum l'ho fatto 3 volte ed era bellissimo, Bergen non posso non farlo perché voglio entrare proprio nella storia. Nel Family Tour non si poteva filmare, ovviamente, come sempre, però vi posso dire che la storia c'è, sta in piedi, è molto bella e vi ripeto, non vedo l'ora di farla. Mentre per quanto riguarda del Labyrinth with Granny, la Granny non c'era, ma attenzione che vi faccio vedere cosa è successo nel labirinto. Mi sembra che l'hanno leggermente ingrandito, non ci aspettavamo di trovare questo mostro dentro il labirinto, Ryan tantomeno, che si è spaventato, non so se nel video si è visto che si è spaventato, ma comunque si è spaventato, anche Angelica non se l'aspettava. Detto questo, mangiamo e parliamo di cibo
di Halloween. Oh ragazzi, devo prendere un po' d'aria. Sono più abituato a fare cosplay. Comunque, l'affluenza è, diciamo, quella di Halloween, non del 31. Quindi né tanta né poca. C'è una bella coda, disaster. Anche Magma e Kit sono abbastanza pieni, nonostante comunque la stagione ormai, quella estiva, sia finita. Mamma mia. E adesso recupero Angelica, che qua ancora non hanno aperto. La coda per disaster è più lunga di quando c'è stata l'apertura, quindi non la vedo molto bene, però la mia strategia è andarla a fare durante US Army, che intanto US Army anche questa volta non lo vedremo. Ryan per la prima volta ha fatto il polpo, gli è piaciuto un sacco, piccolo problema che è da abbattere quel polpo, ormai gira solamente, non si alza, è bello conciato. Ok, Devil Pork è il pulled pork che c'era anche all'American Beer Fest, col pane nero, e nel menù si sono sprecati con la caramellina, l'anno scorso c'era la calecca, la birra e le patatine in sacchetto, 12 euro totale. Allora, intanto che prendo aria, mentre stavamo mangiando ovviamente ci siamo persi Monster Chef, che non è nient'altro che una gara di gustazione per bambini di piatti mostruosi, quindi ricette un po' disgustose, e ogni bambino deve mangiare e finire il piatto. L'abbiamo visto già l'anno scorso, se volete vedere qualcosa lo trovate nel video dell'anno precedente dell'Halloween qui a Movieland. Intorno alle 15 usciranno i cosplay horror di Horror Souls, c'è già in giro qualcuno visto l'ingresso, ma non sono loro, è altra gente. E poi niente, il panino era buono, Angelica sta mangiando la pizza, Ryan il diavolo sta facendo il diavolo, e ci vediamo tra poco. Signore e signori, benvenuti all'interno del Movieland Theater. Tra pochi minuti lo spettacolo avrà inizio. Vi ricordiamo. È arrivato il momento di Voices Magic versione Halloween con Alberto Pagnotta. Vuoi iniziare lo show? Dimmi una cosa, amico mio.
Danzi mai col diavolo nel pallido plenilunio? Cosa? Io lo chiedo sempre a tutte le mie vittime. Sarà perché me ne piace il suono. Mai rubare la barbara in barba a un barbaro. Laddove sei in veste di rabarbaro. Dimmi perché ogni volta che io vengo per te mi trovo sempre qualcuno tra i piedi. Un momentino solo, ragazzi. Io rido soltanto esteriormente. Il mio sorriso è solo a fior di pelle. Ma se tu potessi vedermi dentro, io sto piangendo. Puoi unirti a me per un singhiozzo? Ho notato che nessuno va nel panico quando le cose vanno secondo i piani, anche se i piani sono mostruosi. Se domani dico alla stampa che un teppista da strapazzo verrà ammazzato o che un camion pieno di soldati esploderà, nessuno va nel panico, perché fa tutto parte del piano. Ma quando dico che un solo piccolo sindaco morirà, allora che tutti perdono la testa. Se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos? È equo. Oh, ma perché tutti si disperano così per quei tizi? Se fossi stato io a morire sul marciapiede, mi avreste camminato sopra. Io vi passo accanto ogni giorno e non mi notate. Invece quei tre solo perché Thomas Wayne è andato a piangere per loro in TV. Hai un problema con Thomas Wayne? Sì, esatto, ce l'ho. Ti sei accorto di come è diventato là fuori, Murray? Ti capita mai di uscire dallo studio? Sono tutti lì a strepitare, a urlare l'uno contro l'altro. Non c'è più nessuno educato. Nessuno più prova a mettersi nei panni dell'altro. Credi che uomini come Thomas Wayne si chiedano cosa vuol dire essere uno come me? Essere una persona diversa da loro? Non lo fanno. Sono convinti che ce ne staremo lì seduti, in silenzio, come bravi bambini, che non ci trasformeremo in lupi mannari. Hai finito? Sì, ho finito. Vi risparmio la scena che segue. Troppo cruda per uno show per famiglia a Movieland. Di Alberto appena terminato, bello Alberto in grande forma, ma per chi mi conosce già lo sa, le versioni di Voice in Magic di Halloween le ho sempre trovate un po' noiosette. Quest'anno fortunatamente ha aggiunto il doppiaggio dei tre Joker ed è stato veramente clamoroso, bello bello bello. Thank you.
è arrivato il momento dell'Allo Choc. Quindi la cioccolata con panna e biscotto a forma di zucca qui a Movieland. Il biscotto è buonissimo, la cioccolata non è densa, è cioccolata, latte e cioccolato, però è buona. Di lì grazie. Dal teatro, oddio, perché sta per iniziare Sweet Nightmare. Giuste le cose sbagliate. Solo allora potranno stare con le persone che amano. Cosa? Che siete? Cosa volete? Con me.
lo show Sweet Nightmare ne parliamo a breve, perché subito adesso sta iniziando la sfilata dei Krampus. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Ragazzi, con l'ingresso di Horror Souls, che potete trovare su Instagram la loro pagina, che sono un gruppo di ragazzi, ragazzi e ragazze, è un gruppo che fanno cosplay horror ovviamente, e sono fantastici, sono simpatici, cordiali, disponibili, sono veramente un gruppo di persone bellissime. E li troveremo ancora a Gardaland per il venerdì da paura e torneranno qui anche il 31. Comunque tutti i weekend li trovate qua. Movie Ricciacco Horror Story. Non vi avevo detto che c'era anche questo, ma mi sono dimenticato. Adesso vi faccio vedere un pezzettino, anche perché purtroppo ho schiacciato rec ma non registrava. Quindi non preoccupatevi che le scene più belle ve le faccio vedere nel video che uscirà il 31 ottobre. Non uscirà il 31 ottobre, saremo qui il 31 ottobre ad Halloween, quindi uscirà i primi di novembre, e le scene belle ve le farò vedere lì. Adesso vi do solo un assaggio. Scream, lights, terror, action. Dai, lo sai che non guardo quella merda. Perché no? Comunque praticamente è Freddy Krueger che racconta tre storie, fanno tre movie Ricciac, bello bello bello. Questo è quello che sa fare Movieland, questo lo sa fare proprio bene. Movieland ad Halloween davvero spacca, usiamo il termine giusto, corretto, è che spacca. E proseguiamo parlando di Sweet Nightmare, grandissimo show, sapete, ormai lo propongono da diversi anni qui a Movieland, con questo cast artistico completo, diciamo. Mi è piaciuto, devo dire che sono stati tutti all'altezza, e vi faccio vedere ovviamente dei pezzettini, non so se li avete già visti, sto parlando un po' così a vanvera, poi monterò il video e vedremo un po'. Però se l'avete già visto, avete visto, altrimenti lo vedete. Io ve lo consiglio, straconsiglio, se venite qua a Movieland è assolutamente lo show di punta da vedere. Adesso Disaster, ancora troppa coda,
Rambo è iniziato, US Army, noi andiamo giù verso lo Stone Age e ci facciamo un'altra piovra io e Ryan, e poi vediamo Sing Sing with Alberto versione Halloween. Li pulisco all'interno, li servo ben freddi, io amo i pescetti, voi no. Con questo imparato si strida la chiave, mi leggo negli occhi, io so già che terrore di squadra, non siate però così sciocchi, trovate l'orgoglio marmaglia su un vago le vostre espressioni. Che il cosmo ha donato a me, prendi il nome magnifico, è proprio adatto a un idolo, amabile e incommiabile, sono sempre molto amichevole. Ve lo mostro, levare a lui è un bel gesto per farvi sapere. Dovrò imparare che cosa fare per essere come te. Ehi, ma tu lo conosci il prossimo cattivo? Oh, è quel crostaceo di Oceania, quel Tamatoa. Ah, però guarda come splende. Puntassi un cannone verso casa del gigante, noi suoniamo, lui risponde, sai che quando sfolgorante. Se sei sciocco e non capisci, te lo puoi vanno a prendere. Se ne perdi un pezzo, cento gente strapperai i capelli. Dai, giocavolo, e lo dobbiamo ancora. Poi mettiamolo nel mare con un blu. È brutto, di peggio non ce n'è. Mi posso sconquassare dalle risate qui con te. Mister Bau Bau, dici attento amico mio, tu state lì, lo seguirai. La volante dei cani è una musica per me. Io sono un giocatore. Thank you.
ultimo grido, stanotte vogliamo tutti in coro un urlo feroce, popolo di Mobile, alzate voce! Ok, siamo qui nel parcheggio per trarre le conclusioni in questo video. Intanto vi ricordo che settimana prossima vedrete il video del Venerdì da Paura di Gardaland, sempre meteo permettendo, sempre sperando che ci grazi come ci ha graziato oggi. Ma detto questo, la danza delle streghe di Gabri Ponte, la canzone che hanno usato per il gran finale, bello, allora la canzone è bellissima, ci stava tantissimo. Hanno aggiunto la giocoleria col fuoco, i fuochi artifici erano belli vivi, forse mi aspettavo qualcosina in più, non so cosa in più, però mi aspettavo qualcosina in più. Non ho avuto quel brivido che ho avuto ad esempio quando c'è stato il Welcome di qualche anno fa con Frankenstein Junior, però devo ammettere che mi è piaciuto tantissimo. Sing Guita Alberto versione Halloween, bello, ha fatto le canzoni dei cattivi, dei villains Disney, e comunque nel generale, allora oggi ho fatto ben poche attrazioni, solamente qualcosina con Ryan, anche Ryan oggi non aveva molta voglia, disaster non l'abbiamo fatto, anche perché mi sa che come il papà ha visto tutta quella coda e ha detto ah, ciao gorilla, ciao tornado, ciao squalo e ciao fuoco, quindi l'abbiamo saltato. Abbiamo fatto ben poco Angelica in gravidanza, ci siamo dedicati proprio a questa giornata, proprio tutta dedicata all'Halloween di Movieland. Ora vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, anche perché per Movieland non è finita, ci sarà anche il 31, proprio il giorno di Halloween, che saremo qui con discoteca, DJ set, ci sarà proprio tanto 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 casino, andremo avanti fino a mezzanotte, quindi rimanete qua incollati su questo canale. Ragazzi, io vi saluto, ciao e buona continuazione di Halloween.